Gente che si bacia sul mio Facebook. Ma io Facebook in realtà vorrei che la gente mettesse i cazzi loro, che ormai è un muro di spam. Cioè, capito? La gente che scrive, oppure la gente che mette le frasi fatte, oppure la gente che guarda che video. Cioè, era Iniziamo. bello per stare attaccato alla gente in contatto. Quello è il bello di Facebook. Ma minchia, finché ti leggi i cazzi qualcuno vuole parlare i cazzi suoi, devi. Ok. Ehi là! Ciao da Chris Fury! Ciao! Ciao a tutti, buonasera. Aspetta, Bosk! Minchia, Bosk! Aspetta, ancora mi sa che non siamo in linea. Non siamo. Ah, tu ti devi andare sulla fiducia, è vero, porca troia, povero Simo. Come ci vedete? Come ci sentite? Io non vedo un cazzo, ma saluto tutti. La mia connessione mi consente di comunicare solo da una caverna. Ciao, ciao ragazzi. Guarda, sono qua con Simone. Un attimo, aspettiamo che così. Aspettiamo ancora un pochettino che arrivi gente. Così salutiamo tutti. Preliminari, spieghiamo, parliamo. Guarda che bello, guarda, è un bel ragazzo Simone. Oh. Sono fortunato di stare con lui stasera. Lo Guarda, sentite? Parla Simone, che non sei timido, in realtà sono famoso per la mia avvenenza. mi sta. Buonasera a tutti. Grazie Bosch, grazie del feedback. Che guarda, è proprio una slavata allucinante fare questa sistemazione qua, volete capire? Sperando che la connessione di Simone non faccia menate. Ciao Nicassi, ciao! Il secchio è pronto! Dovete sapere che oggi su Twitter Nicassi ci ha incoraggiato e ha detto: Nica, mi sa che qua finisce malissimo. E finirà male. Faccio vedere il mio cavadappi che spero sia all'altezza di quello di Teo. Ciao Andrea, ecco, io ci ho questo. Siccome ho messo la camicia sera, guardate un po', c'ho il cavatappi qua, adeguato. E Lucia. c'ho pure la tuta albanese in onore del Vedi, mio amico Mr. Rude. Mr. Rude. Sì, che se ci segue. Ciao Mr. Rude. Allora io Ciao, c'ho. Mr. Rude. Tra l'altro una cosa che mi sta sul cazzo, ragazzi, vi devo confidare una cosa, dei cazzi miei. Io non ho mai imparato, questo è un grave curriculum, non ho mai imparato a fare con l'accendino. Veramente, cioè. Infatti tutti i miei amici mi prendono per il culo, devo usare il cavatappi come un borghese. E così allenarci subito le simpatie dei borghesi. Aspettiamo ancora un minutino che sono prima delle 9. Però ormai io e Cosi e Simone eravamo caldissimi. Sì, Eravamo assolutamente. hot. Guarda Ah, che sì. faccio vedere anche le mie birre, perché a sto punto è giusto mostrare Siamo tutto. pari, siamo. Però Simone, con orgoglio del vero uomo, lui ha detto: no, io con i tuoi bicchierini di carta non ci voglio bere. Allora c'è il bicchiere vero. C'ho il calice. Ciao Fakia, ciao. 0,40, notare. Sì. Ciao, ciao a E c'ho tutti. anche la borsa termica che tiene le birre al fresco, perché Lui è quelle di pro, prima eh. sono quelle fake, queste sono quelle vere. Il placeholder, cioè, cazzarola. Oh! Allora, massimo sono belle Siamo freschine. prontissimi, siamo caldissimi. Ancora, dai, ancora 3 minuti che mancano le 9. Intanto vi racconto. Ciao Luca! Dai e Simone. Perché Simone, scusate, raga, non legge la chat. Se no la sua connessione va schifo. Già un miracolo che riesce a essere qua. Io sono mesi. La redazione mette Simone, sono mesi che butto il linguino. Quando si rifà? Quando si rifà? Quando si rifà? Questa idea geniale del perverso Umberto Mojoli, che salutiamo, spera, e lui a Luca, spero che in questo momento ti stiamo fischiando tantissime orecchie. Ovviamente lui a Lucca facendosi delle cosplay, cioè Lui a guardando. Luca, in un attico a Luca, a Luca. Ciao Torsten, scusami, perché sono miope, anche con le lenti a contatto che c'ho sono miope. Ciao Robexe, ciao raga, benvenuti, spero di divertirci in questo secondo esperimento con l'ompero alcolico. Ancora 2 minuti, dai, così aspettiamo le 9 ufficiali. Pardon, così, preliminare, cosa posso fare? Ah, io, vabbè, ve lo spiego dopo. Tanto così posso ascellare, così, per intrattenervi fino alle 9. Ma non c'è il messaggio che stiamo live Infatti, quel sul feedback lì. sito? Ah, e l'ho messo perché lo preferisco, Darkness. Lo preferisco e parlato. Tanto che cazzo, scusami adesso, non t'offendere, sai che io sono volgare di mio. Che cazzo ti serve a fare italiano in sto gioco? È meglio, è più cool, ha più feeling, è più fico in inglese. In inglese, Poi insomma, ci magari sono un le voci nuove, ci sono. Mi sono comprato le voci. Il po' il fallo del titano, insomma, fallo del come. titano. Ok. Ma c'è la fascetta in home? Fascettatemi, perché sennò. Non abbiamo la fascetta in home, com'è possibile? Non so neanche come si mette la fascetta in home. Non c'è la fascetta in home. Vediamo se c'è qualcuno dei super responsabili. Oh, c'è Andrea Palmisano che lo salutiamo in diretta a Skype. Come Ciao. si mette la fascetta in home? Grande Tagliaferri. Stiamo live con Teo per la
Ci provo serata. io, ci provo io. Allora. Ci sono tutti occupati, la redazione tranne Andrea Palmisano. Che gli ho rotto subito il cazzo. Saranno tutti a Lucca ubriachi a fare qualche festa, rotolati nel fango. Rompiamo a tutti il cazzo pure su Twitter, va? Mi risponde Andrea Palmisano. Rispondo in diretta. Leggo il tuo messaggio in diretta. Non sa un cazzo, perfetto. Perfetto. Ora contatto Pier. È la vita redazionale in cui lo so che voi volete che noi iniziamo a bere, eh. Allora, intanto vengo in chat, visto che comunque non si comincia finché non abbiamo quella fottuta fascetta in chat. Eh sì, in chat, in home page. Dai, la serata alcolica, su. Metteteci la fascetta. Ce la mette? Guarda. Abbiamo risolto. Saluto tutti in chat e me ne vado. Che? Ah, ok. Saluto. Allora, ok, dicevamo, perché in inglese? Perché è più fico, più bello, c'è più feeling, c'è più tutto, raga, lo preferisco in inglese il gioco. Sul serio, per questo, semplicemente, intanto è un gioco multiplayer, raga, cioè le cose che dicono, ho ucciso un nemico, ah, wow, ti arriva un'arma, cioè dai. Alla fine stanno cresciuti con i videogiochi, con le serie TV, eccetera. Infatti, è più fico, è più cool. Non è male il doppiaggio in italiano, soprattutto per i titani che sono stati abbastanza fedeli, non era facile. Però, allora, cos'altro da dire, ragazzi? Niente, benvenuti a questo secondo esperimento di rompe alcolico. È incentrato Vincent Zampetta. Zampetta quando lo voglio trollare, quando lo voglio bene lo chiamo con nome vero. Tanto a me non è arrivata neanche la notifica che è multiplayer. A qualcuno è arrivata la notifica? Che disastro, ragazzi, partiamo un po' male. Allora. E dai, è arrivato questo nuovo. Tranquillo. Questo nuovo ultimo DLC. A me non piace chiamare DLC. Aggiornamento gratuito. DLC fa troppo così. Aggiornamento gratuito di Titanfall. Che introduce, minchia, la modalità co-op che è Frontiers Defense. Ha scritto un focus bello. Con cui sono d'accordo, Simone. Trovate sul sito, dovete leggerlo, potete approfondire. E niente, c'è questa modalità co-op Orda in cui si sopravvive, no? Scusami, buonanotte. Simo, che dici? Vuoi aggiungi qualcosa che sei più preparato? Ma sì, se sta lì, ti attaccano Titan, ti attaccano soldati, Spectre, Ciao cioè Isca! pure delle Scusami, unità nuove che sono simpatiche, insomma, tipo gli Spectre suicidi che sono no? Quelli sono divertenti, bastardi. pure dei grandi Quindi, fichi camion. abbiamo deciso per questa. Lui, allora, dovete sapere una cosa. Io devo confessare una cosa a Simone in diretta davanti al mondo. Che io lo vedo sempre recensire, occuparsi di titoli di nicchia PCisti, quelli un po' con poco gameplay, magari, quelli un po' così, strani. Ho detto, ma questo ormai è una cataratta, bla bla bla. Invece lui mi ha aggiunto una volta su Origin, zitto zitto, marginato mentre giocavo a Titanfall. Minchia, sei forte, è forte, porco due, è forte Simone. Beh, no, in realtà tutto a posto. No, in realtà mi piacciono anche gli spari da tutto, cioè nel senso non è che se a uno piacciono giochi tipo di Lester poi non gioca No, pure al certo. Tu sparatutto. c'hai il problema contrario al mio. A me fanno giocare sempre sparatutto, appunto che sembra veramente un filo nazista che così odio tutti. Che c'ho le armi qua dietro al coso. Io c'ho dietro l'armeria, no? Dietro a separare. E invece tu al contrario fai la figura invece del coglione senza gameplay quando in realtà rulli di brutto. E ora, per questo ragazzi, stasera ho paura di bere soltanto perché lui è forte. C'ho Sì, un tipo le orde di culo. COD. Adesso lo giochiamo. Cos'altro? E io come al solito, ormai è mia tradizione. Ho preparato un fotomontaggino così, l'ho messo su Twitter. E poi perché mi piace che giri un po' l'hashtag e giri il canale, ragazzi. Insomma, voglio bene tutto quanto, anche lavoro e anche tutto, comunità. Per cui, cortesemente, se avete un account Twitter, cercate Teocrazia con la K. E se avete voglia, ritwittate. E anche rispondete male, quello che volete. Teocrazia, questo qua che sto indicando adesso.
così su Twitter lo cercate, guardate il mio ultimo post, se vi va retweetatelo, se vi va, oppure rispondetemi male, liberi, tranquilli. Spammo anche il mio account @karata45, me lo Ok. vedo anche come Simone Tagliaferri, penso. Insomma. E Ok, se avete voglia, vi ringrazio in proprio diretta. non c'è un cazzo Questo è da fare. Simone. Ok, niente, raga, cominciamo a giocare? Vai, Allora, vai. abbiamo discusso il fatto di come fortunatamente questa modalità ha un punteggio, no? Quindi noi a fine dei round vediamo chi ha fatto di meno e tac, beve. Abbiamo delle Heineken in bottiglia, salve signor Heineken, da 25 cl. Isca, Armor Core è un po' che non lo gioco, adesso te lo facciamo vedere. Play Titanfall, mi joini, Simo? Allora. Salutiamo Allora, aspetta che ti gioco. Partecipo. Bomba e Maria, i ragazzi di altra volta, i miei slavi. Anche Pizzide. C'è anche Scratch online. Oh, poi neanche, guarda, neanche a farla apposta, siamo gemellini, mignolino, mignolino, che stiamo alla quarta generazione, Simo, a livello 50, ma da mesi che stiamo così. Ciao, Fredition! Perché c'ha delle sfide di merda al quarto livello. Al G4. Allora, vediamo un po' sulle opzioni, va. Io Allora, vediamo un po'. ho Le regole sono. tutto Diciamo le finalmente al regole quali sono. massimo. Ok, dai. Spiega un po', Simo. Beve chi alla fine della partita ha il punteggio più basso e si possono usare carte. Le mappe penso che siano random, quindi decide tutto. Ok. E quindi basta, le regole sono queste, insomma. Poi piano piano, raga, approfondiamo le domande sulle cose. Intanto questa patch ha aggiunto anche cose per il classico competitivo. Intanto ringrazio Bosk per il retweet. Grazie, caro. Mitico. E dicevo, questa patch ha introdotto anche altre cose sul competitivo. Poi ha introdotto le ranked, bla bla bla. Varie altre cose. Bilanciamenti, performance, eccetera, eccetera. Ha anche introdotto, scusate un attimo, qua ci tengo, poi veramente non parlo più di cazzate. Il conteggio della comunità. Si vedono quanti giocatori ci sono online. Guardate qua i numeri. Io questa è una cosa che ci tengo a precisare. Allora, nella mia ultima recensione, cercata su multiplayer.it, ho recensito IMC Rising. Guardate quanti giocatori ci sono. Io l'ho sconsigliato, ho detto che le mappe mi piacevano, però l'ho sconsigliato perché su PC avevo difficoltà a fare partite complete. Guardate mo' tipo a 20 giorni quanta gente c'è. Voi, sinceramente, un Deca che è già tanto per tre mappe, lo consigliereste per ritrovarsi inculati così? Vedete voi. Basta, perché la gente un po' mi ha accusato, bla bla bla, ma quando mai? Io lo faccio per voi. Lo faccio per voi. Buono, giochiamo. Giochiamo io e te o Sì. invitiamo pure qualcun altro? No, Qualcuno giusto. vuole giocare? Scratch vuoi venire? Però senza mic, che sennò è un casino. Se qualcuno si vuole unire. Ah, Lord of the Fallen mi chiede Marcondello quanti soldi. No, quello è più bello in realtà. Assomiglia vagamente a mio cugino. Sono venuto proprio quello un po' più coccuto della mia famiglia. Ma in realtà sono anche quello più interessante. No, Famiglia anche perché noiosa. in 4 è un po' più dinamico, insomma, ci stanno più nemici, rompono più il cazzo e cose del genere. Vedete, perché ci sta già spiegando Simone che la difficoltà scala. Scala a seconda del numero di giocatori sul server, in automatico. Se viene qualcuno, se no, giochiamo in due. Intanto ringraziamo Titanfall Bot, Francesco Candeliere e Nicolas Casiello, cioè Nigande Nicassi, per il tweet. Grazie. Grazie, così almeno movimentiamo questo canale. Dai, ci vediamo Grazie a tutti bene. tutti. Allora, raga, qualcuno vuole giocarci? Scratch? Ci vuoi giocare? Scratch? Tanto la sfida è tra me e Simone, quindi. Oh, grande Andrea, Zoom Chess! Stella, sono questi i giocatori. È un gioco. A me dispiace, è un gioco morto, cazzo. Ma non sto scherzando, questi sono. Sto pochissimi, sì. Tra l'altro, noto adesso che IMC Rising ha levato anche. Ah no, a tutte hanno levato il coso. Hai visto? Ha ridotto le playlist. Ha tirato via Attrition. Mi ricordate che ha messo due Attrition anche. Ciao, Sì. Elma! Oltretutto, cioè, le playlist dei DLC sono veramente morti. Cioè, sono morte dentro. Zero Questo giocatori, riguarda il spettatori. PC, poi magari su Xbox One, raga, però io non mi permetto mai, non voglio farlo saputo, non mi permetto, lo specifico qui testo, in questo caso è PC, te capì? Grazie veramente dei retweet, possiamo cominciare, nessuno vuole joinare? Ok, giochiamo Magari noi. più tardi, dai. Allora, Frontiers Defense, intanto vediamo un attimo la personalizzazione che deve anche Isca. Io ho sempre i miei classi, ho Assalto Codissimo, Pompa SMG, Pompa Satchel, fare il Lamer. Nel nome di Sixer, che è bravo, molto bravo, Sixer Alexis, che conoscete. Poi questi i miei titani. Bambino, Kenyota, che è più veloce. Bambino Tofu.
Sottiletta Cunningham, e poi ho messo anche UFO Robot, novità, a cui ho messo anche, come si dice, Atlas UFO Robot, perché è un Atlas, e Hope, ciao Hope, a cui ho messo la voce giapponesa. Basta cazzate, giochiamo. Oh, ok. Quick match, dai, poi vediamo Io cosa se state mi facendo. interessa, beh, c'ho il mio personaggio per la coop. Minchia, abbiamo Rastafab. Oh, Rastafab, ciao. Ah, Burn Cards. Oh, minchia, Oh, non c'ho Torch. niente, non c'ho niente, aspetta, non c'è un cazzo. Aspetta, Burn Cards. Oh, la velocità piace a me. L'hai selezionate le carte? Sì, fatte. Back. Cazzo, Senti che corporazione. belle le musiche. Come sente il gioco? Ma io ho tolto completamente musica e ho lasciato un po' di effetti Ciao, sonori. Steppa, benvenuto. Ciao a tutti, io saluto tutti in automatico, di default. Vi saluta Simone. Metti una registrazione che premi un tasto e saluto pure io. Che sete, ragazzi, Simone, fammi perdere. Dai, Simone è Ok, forte, no. ragazzi. A me mi dà con quelle mazzate, mi dà. Tra La prima la vorrei per te io, l'altro ti fa sinceramente. male pure la mano. Adesso non sono scuse, però prima stavo facendo una cosa. Psh, in casa mi sono fatto malissimo. Facciamo SMG e scegliamo UFO Robotta. Con Loch Ness, le Ok, top sono un po' pezzenti in sto gioco. io ho la mia configurazione da coop. La musica è bellissima. Una bella carta burn. Tu sei il 3, no? Io sono il 3, sì. Minchia, ti devo rubare la kill di bocca, maledetto. Ciao Lallabel, benvenuto! Qua vedete, volendo, ci sono le casse dove si rimpinguano, si può cambiare loadout, vedete? Sì, niente, bravo, bigliardino Ciceisca da sbronzo. Io da sbronzo l'unica cosa che so bravo a fare è molestare la gente. Rompo i coglioni di brutto io, rompo proprio i coglioni. Niente aggressivo. Non capisco un cazzo. Ok, stanno droppando i minion. Punti, punti, punti. Allora, siccome ci sono diversi round, no? Quanti round sono qua? Non lo so, 4? Dipende dalla mappa, qui mappa ne hanno 6. 5 5, 5 scusami. Bere, chi perde e beve la fine di ogni round era eccessivo, raga. Quindi facciamo chi perde e beve la fine di ogni partita. Volendo ci si apre la bottiglietta e si beve nel frattempo. No, anche perché non facciamo un tempo tra un round e l'altro a bere, insomma. Ma io non te cago per niente, tu sai. Cazzo, raga, ma che fa. Guarda che i movimenti di sto gioco non c'hanno la profondità di Quake, di Half-Life 2 Deathmatch, o di Unreal Tournament o di Warsaw. Però, cazzo, per un gioco mainstream che è anche multipiattaforma sono eccezionali. Per un FPS, cioè, ma. Un gioco così non deve morire. Oh ragazzo, già sto nettamente in avanti, eh? Io l'ho detto che figlio ammazzate da Simone, raga. Figlio ammazzate. Vedete, poi hanno introdotto le torrette che volendo non so che cazzo mettere in sta mappa. Boh. Ah, e lo scopo è difendere l'Harvester, no? Il mietitore. Il Che hanno. mietitore, già. Ma in questa non si può chiamare il Titan? Titan? Sì, dai, sta costruendo. A Ah me no, l'ho non si può. cliccato, no, no? Sai che è la prima volta che la gioco comunque corporate. Sì. Pensavo manco fosse presente. Ah, ma quindi tutti i Titan nemici vanno uccisi con. Con cazzamari. Con i cosi, con le armi anti-Titan. Che palle. Eh sì, che palle sì. Dai, cioè la mappa è Vedete più la semplice. torretta che lavora per me? Sì, ma. A 30, fa chi è? Sto twitchando a 30 fps. Oh cazzo, erano esplosivi! Sei morto? Un coglione, mo. Okay. Mi sa che stasera esco sobrio se continua così, eh? Faccia di merda, no, 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 raga, rosico male. Cazzo, sto in mezzo alla cacca. Intanto guardo i retweet della gente, anzi no. Oh, Transfusion, che a me piace giocare in velocità, io sono così. Mi sono formato gli FPS old school. E, insomma, più c'è movimento veloce, bloppa, più sono contento. Quindi adesso sono perennemente flashato in Steam, no? Lo Steam è lo scatto quello. Il che è anche pericoloso con questi bot che si autodistruggono gli incendiari. No, ma che palle, veramente la mappa più cacata
cagacazzi, quindi non ci stanno neanche i mortai. Minchia, raga. Ciao Mattia. Oh, c'è un'altra bella torretta. Stai andando altri ritirate, vediamo. Ringraziamo Stefano Castelli. Un saluto, un saluto. Ciao Stefanino. Terza ondata. Oh. Che roba c'è, eh? Sentite, ah, su Side Spectre Titan, vai all out. 4 Titan, bene, bene. Che mappa di merda, gioco di merda! Non va bene! Ho usato una carta per abbreviare il tempo di costruzione. Ciao, Dalcares! No, che cazzo? No, mi sono finite munizioni della pistola, vaffa. Ah. Niente titani, ma che inculata, cosa hanno chiamato a fare Titanfall? Tra le varie aggiunte hanno messo le casse di munizioni proprio per ricaricarsi in caso di necessità. Dai che recupero, dai, che non voglio bere, cioè vorrei bere ma non cominciare così presto. Arrivano i Titan. Cazzo. Sei morto? Sono morto, sono morto. Dai che ne approfitto. Ah, c'è un titano, vai. Merda! L'ha ucciso? No. Male. Come 48, merda. Tra l'altro, volevo dire, questa modalità in realtà permette anche di apprezzare l'ottimo lavoro che ha fatto, secondo me, Respawn con l'IA. Guarda che l'IA c'è, raga, eh. Potevo farcelo il singolo a sto punto per me. Cazzo. Ciao mamma! Vaffanculo, sono morto subito un'altra volta. Mi devo assolutamente approfittare. Questa ragazza è proprio una bella sfida, mi sa. Oh! Dov'è la tua Titan di merda? 50! 55! Cazzo! Ma senza Titan, però contro i Titan nemici. Chi perde, vedi, Dalcares, a fine partita che ha meno punti. Sì, ma senza Titan è una cacata. Scusi, signor Zampetta. Aspettate che uso la ciabatta intanto. Ah, ma c'è in tutte... Signor Zampetta, mi scusi, è lì che ci guarda. E sta modalità con sta mappa fatta così, senza Titan, fa cagare. Sì, sì. Aia, mi sono fatto malissimo. No, aspetta, sono distratto, quanto sei salito? 15, te le riprendo. Vai, come hai fatto Simone, Ergut? Io, Simone non legge la chat, raga. Gliela leggo io. Dimmi, dimmi. Anch'io la stimo molto. No, Ergut dice forza Simone. Sei un traditore maledetto, Ergut. Io ti volevo bene. No, ti fate per lui. Guarda che non ho bisogno, raga. Guarda che è forte. Sta a merda, sei forte, sei una merda. Sei. Aspetta. Turret, muova la metà davanti alla tua, aspetta. Pezzo di merda. Sì, sì, te l'avevo rubato. Dai, dai. No, dove cazzo sono finito? No, ho finito la mappa, no. Vai a uccidere. No, sono totalmente a fanculo. Ma dove sei andato? Che cazzo ne so, di parkour in parkour. Sei finito di sotto, non mi di. No, no, allora qua davanti a fanculo, va. No, qua così, un po' tattica. Ma sì, la piazzo qua, via. Oh, smetti di andare a pucciare lì, i morti lì. Dove stanno? Dove stanno? Ah, già stanno al benzidore. Suka! Che sta 81 carat. Com'è lo stream, ragazzi? Va bene, eh? Cioè, spero che vada bene perché ho finito le opzioni. È un gioco molto CPU bound, cioè ciuccia molto sulla CPU. E questo, Ah, ma stanno sopra, che figli di puttana. Io me lo sto giocando in finestra, fate voi. 1600x900 e sto streamando a 720p. Se no, veramente, è una scattonata improbabile. Ma io voglio i Titan. Infatti, che senso c'ha? Oh. E poi dicono che la gente fraintende il gioco. Sono lo stessi che non lo mettono i Titan. Forse che settimana prossima esce COD, no? Allora. Io non penso.
Porca troia. Sei morto? Ma che? Affanculo. Mio sospetto. Quasi. Quasi, diciamo così. Oh, c'ho le torrette che rullano comunque. Merda, sei una merda, sei preso i posti più veleggiati. Te l'ho ucciso io però il Titan. Vabbè, ho fatto l'artist, vabbè, non te. Faccio rodeo allora su questo cagnò. Beccali. Ma come sei 30 punti indietro? Ehi, hey, ciao Simone. Scusi Simone, buonanotte, scusami. Ciao Gabriele. Gabriele Bullone, poligonale. Che ho incontrato finalmente la Games Week. Grazie a tutti i ragazzi che sono riusciti a passare. Pensate che bello. Diversi della chat e ci sono diversi ragazzi che ci guardano nell'on play. E non si fanno mai vivi loro, per un motivo o per un altro. O tecnico, o di non voler voglia. E è stato bello comunque, cioè, incontrarli. Bello. Cazzo, i Titan atomici? E come li fermiamo senza... Beh, si fermano però. E sei Titan normali. Arrivano i Titan atomici, raga. Questi qua sono, vedete, dei suicidi. I cacacazzi giganti. Ma perché non c'ho granate? Perché le hai finite? Sì, Sì, io che ho punti indietro perché io sono l'unico che le legge la chat, faccia di merda. Yeah. Ma io ho sempre il ping che oscilla a 150 però. Basta, ci compensiamo allora, siamo paro. Sfida vera. Cazzo. Sei morto? No. Ti piacerebbe però. Tantissimo. Porca troia, ma questo qui sta. Ma quattro torrette è passato lo Spectre, ma come ha fatto? Puttana, sono morto. Vediamo se è andata la fascetta in home. Sono rosico. Sì, è arrivato, ho controllato prima. Grandissimi ragazzi, grazie. E vai a cagare Titan di merda. Che il vento ti disperda, vai Titan, forza Titan. Minchia, 40 punti sotto, raga, facciamo cagare. Io ho detto che avevi perso. Ah, sono morto, che peccato. No, no, devo aspettare. Affanculo stronzo. Per a calci. A lui no, non deployatelo. Non c'è neanche abbastanza nemici per recuperare. Anche se li ammazzi tutti tu. Se la faccio di merda. Bravo. No, però almeno sa fare un po' l'orgoglio. Sì, ma dai, cioè, ma vai affanculo. Cioè, veramente, no, no, no. Io non ci sto, non voglio bere così tanto. Cazzo, mi hanno riammazzato. Vabbè, ma così è impossibile, però, dai. Anch'io mi hanno riammazzato. Con i Titan in giro, che stai solo con le pistolette di merda. Vedi cosa senti, dice Ergut Stefano, sai, ti voglio bene, ma hai troppo sostegno. Ma quando mai? Però dici, quindi per bilanciare ti fa Simone. Dai, anch'io, nel mio intimo, tifo Simone perché voglio bere. Però ragazzi, se bevo solo io sarà un delirio. Quando caut tecnico 10 e mezza si finisce. Distrutto il mio editore, quindi dobbiamo rifare l'ultima parte del match. Sì? Sì. Vabbè, ma... C'ha zero il punteggio come stava prima, all'ultimo round. Capito, abbiamo fallito. No, sì. Una bottiglietta. Ah, un bicchiere per ogni punto sotto. Minchia, mi vuoi proprio male dal Cares, Sì, ma così, no? Ma così come cazzo si fa a ammazzare tutti sti... Sto già ruttando, anche se non ho né cenato e né bevuto ancora. Tutto il trucco sono le granate, cioè non... Usiamo assalto codissimo, va. Sto cazzo un paio in testa ai Titan, perché sennò non ce la fa. Io ragazzi, dopo vi faccio vedere, sono pronto a qualsiasi evenienza, Poi vedete. Sono in camicia stasera, abbino con questo, così, oggetto. E io devo fare lo show, se non va bene, lui può giocare, io devo fare lo show, non è giusto. E... Volendo però a un certo punto mi posso mettere in canottiera. Ma non solo. Niente, bisogna andare. Bisogna attompare in testa perché sennò no. Quando bellissima la faccina da Kares, poi leggo anche il messaggio. Oh, non posso rompere. Sì, già stanno a sfondare il meditore. Come Titan Assist. Passare. Vai, Oh! Infatti, dice Ergut che ti sei mangiato un maiale intero. Chi? Tu, per asciugare bene l'alcol.
alla grande. Io invece il non peli faccio sempre digiuno, ma non è un problema, meglio per l'alcol, eh? Cioè nel senso, così mi fa prima, sono tutto più allegro. Oh, sono padre su sti cazzo di dita nel Faraday, eh? Ma c'hanno pure il fumo, ma che Marcondello pare? Chiede Simo se vai a Lucca. No, no, ci sono stato 2 anni fa, basta e avanza. Ce lo so un sacco di volte in realtà in vita mia. Però... E comunque non ho tradito la fede, eh. Però mi spiace, cara mia, stasera rimane in bianco. Oh, sono le 21.25, ancora non si è bevuto. Tranquilli, raga, che dopo un po' falliscono, dopo un po' di fallimenti è game over, credo, no, vero? 3 fallimenti. E allora, dai. Che cazzo. Vabbè, ma hanno distrutto un'altra volta il mio editore. L'ultimo tentativo ci abbiamo, se ce l'abbiamo, perché non è detto. In certe mappe ci stanno 2 tentativi, in certe mappe uno solo. Comunque abbiamo preso la mappa più di merda. Ok, un try again. Ma in assoluto la più di merda di tutto il... Grande Isca, grande. Anche lui non mangia quando beve. E dice che poi vabbè l'altro pezzo ma non lo leggo. Sì, veramente, cioè tra l'altro questo qua o mi denunciano oppure dico bravo coglione che ci hai fatto pubblicità e a gratis. Se finirà sempre male come la sua e la mia vita. Che bello che sto gioco, raga, però non... che cazzo di fail a livello di audience non si capisce. Posso capire su PC ancora, sapete perché? Perché Origin non è molto ben visto. Non condivido, ma vabbè. Però ad esempio non c'è il server browser, non è moddabile. Un mio amico, Darro, ciao Darro, lo trolla sto gioco dicendo cazzo, il primo gioco su SUS che non c'ha le mod. Cioè, insomma, posso capire che su PC magari è, però insomma, a livello così... Beh, almeno il server browser lo potevano mettere. Sì, infatti, faccia di merda. Dai, queste cazzo di cose, di matchmaking. Cazzo, già centinaia e mezzo ai coglioni. Ah, dai che si può fare invece. No, devo aspettare 20 secondi. E vaffanculo, mamma. Ciao, The Punisher. Pasquale. Ancora nessuno, Luca. Non beve ancora nessuno. Alla fine di sto turno se beve. Alla fine di sto turno bevo. Porca zoccola. 110-82. Sono pure ultimo sono. Ma lascia perdere che sto a fa schifo sto turno. Se fa schifo, Penso sei bravo, cioè se lo giocai bene. No, i round sono andato bene, no. Ho finito male. Rosico. Nevade, scusami, chiede da quanto in qua Simone gioca sia FPS mainstream e filoamericani. Da una vita. Ciao Red Tiger Ita. Da una vita. Da Nexus Gold, è vero. Gabriele, tu sei Gabriele, è passato allo stand. È uno dei ragazzi che ha contato la Games Week con cui ho avuto molto piacere. Games Week così così, diciamo, un po' anche me, diciamo. Però il fatto del contatto, stare con i colleghi, mi sono divertito. Vediamo chi ha fatto meno punti, Faccia di merda. Vediamo, Oh, guarda, io so primo. Guarda, c'è un certo... È forte, ve l'ho detto. E si beve. Sono Heineken 25CL. Premo alto tab solo per vederti bere. E certo, te lo devi gustare. Giustamente. Vai. Vediamo se la cosa della cravatta funziona. Funziona. Vai. Alla russa, Mignolino, devo stire. 1, 2, 3, vai. Dimostra in webcam che è vuota. Buona. Alla grande. Ok, tacca. Faccia di merda. Ah, sono queste soddisfazioni della vita. Lol, senti cosa dice Zoom Chess, cioè Andrea, nostro redattore. Stefano, propone a Simone di fare il long play con te sul gioco di squali che deve recensire. È una. Ma cazzarola, mi si ribaltano le cose. Dicevo ragazzi, comunque io sono... Sì, no, ma Niska mi dice che sono una bestia. In realtà io ho quasi 40 anni, ragazzi. Dovevi vedere quando ero giovane come cazzo stavo. Lui era veramente una bestia. By the way, io sono allenato per qualsiasi evenienza. Già sono, mi sento un po' ciucco.
Quindi ho, vedete, tutti i gadget possibili, c'ho la canotta sotto, poi c'ho la coppolina nuova, perché quell'altra l'ho scambiata per questo, il cappello da nazista che gli piace il baseball e la cuffia. Ok. Let's go! Mazzon. Intanto saluto i nuovi arrivati. Che belle musiche. Scratch, ci vuoi suonare? Screech, scusate. Ciao. Dove cazzo me ne metto? Io ho paura che non so come le latte, vorrei far danni. Che sono piccolino qua con gli spazi nel mio Fatemi video. controllare il feeder. Oh, un altro colpo critico. Vado avanti. Finisco stasera il cambio de tag stasera, vedrai. Vado a G5 mentre giochiamo, no? Che poi diventa una pippa di livello 1, lascia verde. Oh, cazzo, Colone è bella. Notate che joinano soprattutto giocatori G3 e G1. Sì, Significa gente veramente. abbastanza fresca, insomma, non proprio dei top player. Vabbè. Cazzo, si sono già fermati con i tweet. Basta, sono triste. Andate a ritwittare, dai, fateci pubblicità. Un saluto a tutti quelli nuovi che sono entrati e che io non ho visto. Un saluto. Ho sentito pure che c'è Nevad, il buon Mauro Ferrante, che saluto. Ah sì, è carino, è carino. UFO robot, speriamo di poterla chiamare. Hoppla! Ragazzi, scusate un attimo. Io sapete che mi piace sempre seguire la chat. Sono un attimo zitto perché a sto stronzone. Ma perché c'è già il Titan? Che c'ho le carte. faccia di merda. Becca, becca. Sei un faccia di merda, sei. C'è già il Titano. Per Ah, questo no. però sei stato onesto, perché mi fai, sei sicuro che vuoi usare le carte? Io l'ho detto, sei sicuro? C'ho un mazzo che sembra quello di Raga, stasera Magic. bevo solo io, mi sa, eh. Sì, scusami, Shep, Steppa, Sleppa, Steppa. Andiamo a caccia dei nemici. Papà, posso farti la pipì addosso? Dai, ma sei... Guarda, mi ha... Ma sono depresso, sono. Perché? Perché? Dai, mica è successo niente. Io farei una mozione qua in chat per vedere se... Se potrei essere considerato leale, porti a gioco il Titan. Scusa, ho detto se volevi usare le carte, ho detto Ah, è un no. bastardo di merda. Sei la merda, sai, basta. Ma Basta, bevo sì, da solo. Mo ti guardati. scollego la webcam, gioco da solo. Oh, c'ho pure la sovraccarica, scusi. Già ci stanno a spaccarmi editore, che cazzo. Hanno pure ammazzato come cazzo rosico! Come cazzo rosico! Ah, lolle! No, mi chiedi Ergut se mi... No, non è per quello, se mi sono messo la camicia. Ce l'avevo già oggi addosso. Se mi sono messo la camicia per noi è politica di Switch. Minchia, raga, berrò solo io ve lo ammazzate. Ma è bella la sfida, oh! Ma sì, fa rodeo, che cazzo. No! Go, go! Dai che c'è un... Musica per le mie orecchie. Minchia 21-8. Simo, manda le birre che non hai via posta a Teo perché mi sa che non le berrai. Minchia, ormai dice fa chi è. Le do in beneficenza, sì. Ergus dice tanto fa dure se gli mettere mutande in testa, raga, io non so cosa come finirà. Io non so come cazzo, è bello la diretta. Più che altro, iniziamo le scommesse. Arriveremo a 3 ore di partita. Oh, che carini i Titan elettrici. Almeno potete vedere qualche cosa di nuovo in questa cazzo di partita. Vabbè, guarda, mi occupo solo dei Titan per non fare punti a gratis contro i nemici più deboli. Molto caritatevole da parte tua, ti ringrazio. Come la devi Sì. cagare male questa? Ciao Danielion, come procede? Procede che ho bevuto Attivo. io. Dai,
Dai, cazzo, 18 secondi. Quanto stiamo? Siamo già in una spirale tremenda, siamo. Tacci sua. Basta, il cappello dell'amicizia, Robert. Ok, sono morto pure Questo cappello sono forte. Ciao Flashman. Oh, passato però streami te, streami, che mi hai rotto il cazzo, me lo. Vedi? Niente. Cazzo, mi hanno riammazzato un'altra volta. Anche a me. Però io sto a 46, tu stai a 10. Ciao, alla tua, Gabriele. Cazzo, ancora qua devo spawnare. Titanfall. Dai, cazzo, dai. Guarda com'è epico, cazzo, lo devo fare un single player però. Sentite la mia titana, ragazzi, Atlas UFO Robot l'ho chiamata. C'è la voce in giapponese. Cioè, ma sta cazzo di mappa c'ha un... anche un secondo... una seconda ondata? Che è una rottura di cazzo non indifferente? Dai, cazzo, ma dalle vicino e muoio. Davvero, Ergut, ci fai complimenti. Sì, Elma ci chiede se si possono mettere sui tetti. Sì, dipende, magari alcuni obliqui non si possono mettere. Dice Maria. Ego, ci fai complimenti. Possono mettere su Grande tutte le Fabio. superfici. Su tutte le superfici piane si possono mettere. A volte anche leggermente, ho notato, leggermente inclinate. Sì, basta che non siano proprio completamente in discesa. Dai, mi è morta la titana. T'è morta la titana? No, poverina. Tanto, allora, c'è qualcuno che rompe il cazzo. È Ma che vuole? Karat. No, è Origin. LOL. Sì, blowjob che faccio adesso dalla bottiglia. Comunque da un massimo, da una torretta ogni round per un massimo di 3. Se distruggono una torretta ne ridà comunque solo una, quindi. Come ho fatto io adesso, l'ho smaterializzata. Complimenti, finirà benissimo. Oh, però c'è uno sfarfallio del cazzo di gioco che non va bene. Vedete anche voi in diretta, questo è sfarfallio, è Origin di merda. Vediamo. Stanno pure i Titan Atomici di merda, eh? La più grossa rottura Ah, di so che tutti. c'ho pure lo sfarfallio, aspettate un attimo, non va bene. Li vado subito di punta. Oh, continuo lo sfarfallio. Vabbè, a me, raga, vivremo così. Vai a cagare, ti attai danni merda. Cucù, spettre di me. Oh, non c'ho il fumo, ah, ecco. Che è 60 punti di più, raga. Irrecuperabile. No! Chi è morto? Che è morto. Cazzo, 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 cazzo! Ma il mio editore sta a posto nella barriera? Sì. LOL, è vero, Jace, devi chiamare Afroditea, la titana e mettere le tette fotoniche, sì. Tra l'altro, 2 secondi abbiamo sentito, è bellissimo, in giapponese, ci sono le nuove voci, no? Tanto sto facendo giocare solo Simone. Ma tu parla, non rispondi in chat. Rispondi tra un round e l'altro. Ma... Vabbè ragazzi, dategli una buona scusa per perdere, tu. Ci sono scuse, guarda. Minchia, 80 di differenza. Eccola! Sentite? Dove la Oh, piazziamo? c'ho io! Potenziamo Yeah! FPS ci ricorda Bosco, dalla fiera, seconda puntata. Del grande parmigiano, conosciuto di persona Fabio, simpaticissimo. È veramente scemo come appare. Dedico questa vittoria a Fabio Palmisano a sto punto. Sentite, ufficiale? È ufficiale. Perché io do per scontato che vinco. Tarattattam. È che i punti, non so io che voglio fare punti, è che mi appaiono proprio davanti i nemici per farti massacrare, capito? Cioè proprio.
Oh, ma ti levi dal mio cazzo? Ma io... Io odio. Ma poi mi sta creando lo schema come rosico. In realtà sono scuse. Devo andare a prendere i mortai, se no rompono il cazzo. Lasciali a me quelli, lasciami qualcosa. Ma vaffanculo, ma ha distrutto il cazzo di Spectre. Dai che te l'ho rubato. Da Mashko. Ma io... Dai, dai, dai. Ma ti levi da dietro di me, oh. E che vuoi, ti sto da una mano. Sì, sì, se tu mi rubi le kill, mi rubi, faccia di merda. Sei un lato, sai, ecco. C'è la tuta da zingaro lì proprio per shipparmi, guarda. Vai, ti denuncio, eh. Aspetta. Oh, Origin in game ha rotto i coglioni, però. Dai, che questa tecnicamente dovrebbe essere una sfida, cioè dovremmo... No, mi hanno ammazzato. Guarda, minchia, c'ha 100 punti più di me! C'ha 100 punti più di me! Non finirà mai bene. Finirà malissimo. Lo sapevo. Raga, 100 punti più di me c'ha. Ti avevo detto che il Karat rulla. Bravo Simone, perché è così. T'avevo pensato una chiavica subumana che poteva giocare solo giochi, neanche a turni. Giochi tipo proprio così, per corrispondenza. Quelli con le mail. No, con la corrispondenza vecchia. Cioè, fai un turno in raccomandata, poi aspetta. Gli scacchi per email, potevo... Anzi, raccomandata solo col free to play, no? Se ti vuoi comprare il DLC. Il boost. No, in realtà ho un passato da Unreal Tournament, Doom, Quake 3... Grande, Simone. Poco Doom, un po' Duck... Slavo vero, Simone. Sapete, ciao Ray! Damage Koa! Beh, no, raga, no, almeno non ultimo, cazzarola, un po' d'orgoglio autocratico, puttana Eva. Via, quelli sono nucleari, vedete. E dai, dai, dai! Vi piace, ragazzi, la tipa giapponese, Venusia qua? Dai, faccio il botto. Ma che quanti cazzi aspetta? Ma questo chi è? Ah, è un amico. Beh, se mi monti sopra ti do un passaggio. Zuka, poi sentite che proposta mi fa se mi monti sopra. Come Titan Assist? Ma vai a cagare, me l'hai fregato tu, me l'hai fregato. Dai, schiaccialo, schiaccialo, schiaccialo. Vai Venusia. E dai, Yokuyao. Guarda, te li ammorbidisco, poi tu li finisci. Sì, sì, vai a fare il culo, vai pure. Cioè, guarda, proprio mi dà le carezze, proprio così, va, ciao scemo. Suka, perderò con onore, berrò tutto io, non c'è problema. Diventerò partner dell'Heineken, guarda, la faccio no, tu. No, è che più che altro c'ho un po' sete pure io. Non bevo un cazzo d'oggi a pranzo. Ah, merda, sei. Oh, mai più con lui. È cattivo, eh. No, cazzo, attenzione. Basta, si dai da atomici, basta. Me lo provvedisci un po'? In punta, guarda. Grazie. Mi faccio pure un gran male con le mie stesse bombe. Cioè, c'ha solo 100 punti più di me ancora. Sta macinando, io sono tornato a macinare, ma lui sta macinando forte. Ma dobbiamo cercare di vincere questa partita perché mica... Ma no! Ma raga, non è giusto! Cazzoccola, Turbo Engine. Sì, ma come li fermiamo tutti i cazzi dai anatomici che siamo morti tutti e quattro? 102. Sì, ma non è... Vedete che bello l'inglese comunque, ragazzi! C'è qualche Titan in mezzo alle palle?
Speriamo, devo uscire, cioè farlo bere. Fra chi è? Dice, vogliamo vedere fra chi è. Dice che vuoi vedere anche Simone bene. Devo riuscirci io a farlo bere a Simone. Hanno distrutto un'altra volta il medidore, che palle. Vaffanculo, l'ultimo poi, l'ultimo ci ha distrutto il medidore. A me fa brodo. Vabbè, tanto torni a 40, non è che vai troppo avanti. Minchia, se risegni i punti, è uno stronzo, professionista. Devi segnare il gioco. Finisce male, ragazzi, finisce male. Oh, turret, ma fa la difesa. Oh, sali! Allora, il core sta lì. No, non di là, non di là, non di là. Più verso qua. Guarda, mezza. Guarda, guarda come sfrutto i bug. Basta, devo glitchare io per sconfiggerti. Tanto. State tutti in avanti? Beh, allora mi metto in difesa. Che figata sta mappa, raga. Guardate come cazzo si warrunna, si acrobatizza. È fichissima sta mappa. Ma guardate che loro sono eccezionali con level design. Perché veramente bisogna considerare sempre una mappa su due scale diverse, no? Quella dell'omino e quella del titano. Non è facile. Poi tutti questi incasti, queste cose. Bravi. No, sei d'accordo, Simo? Fatta bene, sì, sì, sono veramente bravi. Vabbè, ma fondamentalmente sono disegnate bene pure le mappe di Call of Duty, quelle che facevano loro, insomma. Oh, a parte tutti i pregiudizi che conosce proprio sul gioco in sé. Tu pensi che non vedo l'ora, l'ho provato la Genshin, vedo troppo l'ora, cazzo. Secondo te sembra una figata. Grande Mattia, seguito il suggerimento. C'ho la coppola da stronzone proprio, vecchio. Questo è da vecchissimo. Io esco alla distanza, dice Ergut, ma alla distanza so che qua vedete che chiamo in estremis, chiamo l'ambulanza, chiamo. Cerchiamo di resistere con i Titan, perché se ci distruggono quelli... Ma cosa stai pensando? Cerchiamo... Guarda che chi se ne fotte di riuscire a fare sta modalità, cioè bisogna... È solo me contro te, che vabbè, cazzo? Ma tu c'hai una sfida, io tranquillo, insomma... È bastardo. Cioè, l'headshot viene preso. Mi devo dare qualche obiettivo per passare la serata, no? Anche se beve. Ad esempio, sparandomi dei missili cluster addosso, mi diverto molto di più. Sei una merda, sei, Simo. Tortesten ci consiglia, che dice che da oggi pare che Origin ha messo Titanfall a 20 euro. Quindi se volete accattatelo. Arrivano i bastardi atomici. Stasera scusate, a me non piace tarottare così, cioè non da quando ho 16 anni. Però nel senso è così, aggiungiamo colore, aggiungiamo disturbo soprattutto per questo stronzone di Saiaferri. Mai più... È tutta colpa di Umberto, di merda, che siamo andati andare così, con le spogliarelliste, le cosplayer lì a Luca. Invece giocavamo qualche tua cagata lì di strategia in tempo reale, caro il nostro Umberto. Spero che ti fissi le orecchie. E forse vincevo, cioè, almeno bevo di meno. Tra l'altro mi sto lamentando come uno stronzo, se ho bevuto una birra, in realtà. Levati. Ma spammo anche il fumo, così poi posso solo distruggere. Levate, levate. Mio, te lo rubo. Qualcuno mi viene da una mano in difesa, no, eh? Vaffanculo, mi ha schioppato in faccia. Levate, levate! Ecco, mo. Au! Bellissima la giapponesa, veramente, ragazzi. Poi se volete la cambio, Metto Fassbender di Prometheus. Pure c'è una nuova tipa che è, come sono, come sono le due voci, Simo? Cioè, quello dominatore... Fare altre voci nuove che ha messo con questo nuovo aggiornamento. C'è il dominatore, c'è, poi c'è la tipa sensuale, vero? Sì, una cosa del genere. Ma il Titan non ce l'ha nessuno? Lo io ce l'ho. Ah, fermateli sti... c'è sto... Sti figli di puttana atomici, però, perché... Più di 100 punti di differenza. Ah,
Che cazzo, dai. E Maria Cilce che anche Titanfall, scusate ragazzi, siamo un po' con la chat, ma capitemi. Anche Maria Cilce che batte file scontato il 4. Oh, muori, ma perché non c'è fuoco amico? Puttana la zoccola. Dai, no, dai, l'ultimo Titan un'altra volta che ci distrugge la torretta, no. Cioè, fermatelo a tutti i costi. Che culo! Vediamo chi ha vinto, eh. Vediamo, eh. Sono proprio curioso, non... c'ho il dubbio su chi ha vinto o no. Ti sento silenzioso. Oh! Oh! 206. Porca troia, più di 100 punti. E si paga! E si paga! Mr. Heineken? Vai. Qua coordinato, vedete il mio cavatappi con la cravatta. Allora, intanto Ergut ci dice... Oh, vattene a leggere un po' a fanculo la chat, va. Fai qualcosa di utile per questa serata. Tutto io sto facendo, mi sento come una casalinga frustrata. Ecco, basta. Oh, sentite la rosicazio, proprio... La rosicazio da seconda birra. Pensa quando starei a decima. 10? Cazzo, quasi... È tutta schiuma, cazzo, ma hai fatto bene. Guarda che schifo, non è finita, devo aspettare la schiuma adesso. Carte di merda. Oh, recuperi un po' di chat intanto. Vado a pisciare. Tu recupera la chat e leggi. Okay. Con nome anche che dei ragazzi, giustamente. Aspettate che apro il Bruxer, eh. È velocissima aprirsi la chat di Twitch. Pisciate pure in diretta, dice Jack the Killer 94. Sai che è un'idea? Qui finisce male. Se beso lo Stefano saremo felici che si vede solo a mezzo busto. No, ha promesso che dopo fa girare le palle in diretta davanti a tutti. Se... Alla decima birra però. Tra una birra e l'altra Stefano andrà a pisciare 20 volte. Stiamo a due. Ciao Teo, ciao Simo. Ciao Asco23. Ho fatto malissimo il piede. Bravo, sto intanto a recuperare. Grazie, tu recupera la chat, non faccio i cazzi miei qua un attimo. No, sto scherzando, vedete un po' ad esempio le broncaz, tu faccio... Tanto sei fortissimo, se non c'è bisogno di niente. Allora io mi faccio... Rocket Slavo, non salvo, ha sbagliato loro. Zampetta era Rocket Slavo. Dica. No, leggo la chat. Servirebbe una di quelle stramberie giappo per pisciare sul posto. Un cateterino. Un cateterino legato a un vasino a forma di Pikachu. Quanta poesia, vedi Simone, è vero? Simone è vero come lo leggete nelle news anche. Scatta l'ascensore di Twitch per nudità, ma secondo me tra un po' scatta pure senza nudità. Minchia, veramente. Ah, supercharge. Oh, guarda, faccio anch'io le cose scorrette come le fa lui, no? Faccia di merda qua. Allora. Ma assumano nuova gente una volta alla settimana? Ma chi, dici multi? Eh sì, perché i vecchi collaboratori li uccidiamo. Simone, complimenti per tutti i tuoi articoli, ti leggo sempre volentieri. In realtà è il mio fratello gemello rinchiuso in una rocca e legato a una catena che li scrive. Io non so scrivere neanche in italiano. Al massimo un po' de romano, con l'accento delle 100 celle. Sei le 100 celle, Simo? No, lì vicino. Ok. Bambino, cioè, bambino tofu, cioè, io c'ho i santini, c'ho le vostre statuine in cameretta qua, cioè, sei sul comodino, bambino tofu, aiutatemi, cioè, non posso bere solo io, aiuto. Allora, regenerate, ma anche no, challenges, qua, dei challenges, anche sti cazzi. Torniamo in gioco, saluto tutti la chat e torniamo in gioco. Simone è comunque bravo, a parte tutto, cazzo, io lo reputo molto bravo, perché, insomma, è versatile, cioè, scrive dalle tritette, no, a articoli molto interessanti, che fa sulla home. E campano, sì.
Ho guadagnato un'insegna Titan, che non ho ancora capito che cazzo ci si fa, a parte perderci un sacco di tempo. Oh, Nexus! Gli slavi, i miei amici slavi, non li chiamano level design sto gioco, questa mappa, perché tutto level design grandissimo. Ciao, minchia Asco, benvenuto Asco, benvenuto a tutti gli altri. Jack the Killer ci chiede di pisciare anche in diretta. Minchia raga, io, cioè... prossima volta però, territorio neutrale, giochiamo una cacata che nessuno di due conosce. Prossima volta, ok? Un po' tipo League of Ok. Legends. Lethal League l'altra volta. Un picchiaduro, tipo adesso esce quello Yagarazu. Va bene! Perché non mi riesco a joinare la tua partita? Simo, problemi tecnici. No, connection serve timeout. È proprio il sistema che mi ha pisciato. Io sono andato a Ah, è... pisciare e si sono pisciato. Play! Comunque mi comincio a sentire bello attivo. Dai, La... joinami, vai! Ok. Aspetta che... Io riavviai qualsiasi gioco un secondo, posso riavviare un attimo? Vai. Intanto faccio pubblicità al mio splendido cavatappi, che Ok, perché... vorrebbe tanto lavorare, ma... Ok. Questo cazzo di flickering alla fine non era neanche Origin, era gestione dei volumi. Ok, stai avviando, raga, eh. Tanto il Punisher mi ha segnalato su Facebook il nuovo DLC di coso, di Payday 2, segnaliamo. Lui è molto appassionato, mi ha aiutato anche l'altra volta. Al posto di Cosciotto Yuvara, no? Hai capito? Che l'ho usato come ospite famoso. Vito Yuvara non è servito a un cazzo. Verosimilmente. Prevedibilmente, però vabbè. Che succede? Oh, non c'è più lo staff lì, infatti, l'ho levato. No, non è in game, Frachiea, era il gestione volumi di Windows, perché mi hanno fatto delle prove, mi fa sentire anche Simone. Finalmente non ce l'abbiamo più, ce lo siamo levato dal cazzo. Quindi finalmente non ho più scuse. E siamo tutti felicissimi. Felicissimi. Dietro di te esiste uno screen, vedete adesso, di coso, di Vanishing of Ethan Carter, che ho finito. E insomma, mi aspettavo di più. No, Non ti è piaciuto? mi è piaciuto, però mi aspettavo di più. Io ancora ci devo giocare. Ecco il Karat, invitiamo. Un rottino pure io, che se no non arrivo niente. È un pezzo di merda. Ciao Sixel. Ciao, benvenuto. Qua sto bevendo solo io, Mi Sixel. faccio vedere lo splendido taccuino della Re-Engine 4, così tanto per perdere tempo. Ok, no. Oh, guarda che stiamo. Ah, stiamo a giocare. Andiamo, Frontiers Defense. Io sono a due. Intanto aggiorno tutti quanti. Io sono a due bottiglie bevute alla russa. E Simone invece è lucidissimo. Mi sta mazzulando. Il video è sbuggato? Ma non ci credo, guarda che cazzo. Hai ragione, Six, meno male che mi hai fatto notare. Ok. Fammi segnare la vittoria. Faccia di merda. Non dico parolacce finché non perdo, giuro. Allora, quick match. Ok, Vai. grazie. Ma Iska, stai parlando di Ethan Carter? A me, guarda, sì, sono un attore della grafica come tutti, credo. E mi è piaciuto tantissimo. Ma non è solo il fatto di grafica, anche di là dei muri invisibili che c'ha dell'interazione esistente. A me ha dato molto, molto la sensazione di luogo. È veramente un luogo. Non so perché è bello da vedere, non lo so, come è caratterizzato. Poi c'è molto di Half-Life, secondo me. Con la scuola Valve dell'uso, delle cose che sembrano vissute. Dovrebbero essere luoghi veri che sono andati a fotografare e hanno ricostruito, insomma. Ah, con la tecnica lì, la fotometria mi sembra. Come cazzo di. Posto lì in Polonia, mi sembra. È Polonia? Sono polacchi loro? Loro sì. Lui è ex di Bulletstorm, come lo voglio bene. L'ho voluto bene a Bulletstorm. E Tipo niente, che. però, boh, la trama, gli enigmi un paio sono carini, secondo me. E la trama, boh, cioè, quindi si è perso un po' in quello lì, ma aspettavo di più, era uno dei giochi che aspettavo di più quest'anno. Mo' il prossimo gioco che mi gioca a cazzi miei sarà Grimrock 2, me lo continuo. Aia! Gran bel gioco, gran bel gioco. Ok. UFO Robot, vai! Qual è il trucco, mi chiede... Il trucco non ce l'ho addosso, aspetta.
Ok. No, le Born Carmine si hanno scelto un cazzo. Va bene. Tu facciata di merda se sei sul Titano, sei? Hai No, 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 avuto guarda. Ho pietà, hai avuto. avuto pietà di te stavolta. Minchia. Mattia, devo farlo bere io, cazzarola. Qua comincia io già, guarda, sto facendo War Run. Questa quante ondate c'ha? Figurati se l'ho guardato. Non so. Perché arriva da dietro? Io Oh. non lo so fare. Andiamo, andiamo. Ah, lì stai in vantaggio tu, non ci vengo. Oh, stai primo, che carino. Sei indisturbato. È un pezzo di merda. È veramente un pezzo di merda. Cioè che non riesco a computare a fare una mano ferma con due birre. Figurati quando arriva la quinta, che sicuro ci arrivo, eh. Senza che tu hai avuto un cazzo. La merda, sei. Su tre cani dopo stasera, con la voce che è la merda. Guarda che sei primo, che stai troppo, ti stai abbattendo Lo so, troppo, ma io c'ho paura perché così mi fai paura, mi fai. Tu sei il tipico, hai capito, che sembra un monciccino, in realtà sei un pezzo di merda. È come Umberto Mojole, che salutiamo, fatti fischiare con le orecchie. Che lui sembra un bambino, in realtà, minchia, ma in siamo. realtà ci sta sentendo, secondo Speriamo, infatti. me. Cioè, stasera hanno fermato tutto a Luca e stanno vedendo noi. Di streaming, hai capito, Di con Gabriele streaming. Salvadores che sta guardando. Moccia. Vabbè. Ma smetti di andare a sparare in giro i miei bot? Ma non Sono c'è caga. miei, so. Ma non c'è caga il cazzo. Quanti mancano? 22 nemici, c'hai ancora tempo per perdere peggio. Ah, ma tu vai con l'autopistol, vai, ecco il Hammer. Beh, scusa, la modalità è giusta. Perché tu che arma stai usando? Da bimbo minchia, io c'ho quell'automatica. Ma che tristezza, ma stai in modalità cooperativa. C'ho questa, c'ho. La R45 autopista, tu c'hai la cosa. La MK. La pistola cheat, cioè. Ah, minchia, baionetta qua, l'Isca. Isca sta giocando a baionetta, Elite Dangerous. Guarda le differenze, vedi, bravo, che spazza fa tanti generi. Baionetta il 2, credo, no? Bello Bayonetta 2. E lei è gran top, ha detto fra noi. C'era una dischetta cosplayer alla Games dischetta, non è il massimo, però. Una dischetta cosplayer di Bayonetta è comunque sexy. Fine della prima wave, hai il doppio dei miei punti. Ho solo il doppio dei punti. Oh! Mo' vedi che cazzo ti devo fare. Mo' vedi. Cominciamo le scelte sbagliate e mettere a minchia le cose, le torrette. Ragazzi, già non riesco più a arrampicarmi, vedete voi. Wave 2 incoming. Lì è messa, ma lì è proprio fatta merda. Veramente. Ah, i simpatici Spectre suicidano. Grande Six, vedete che mi vuole bene. Ha detto che la Bravo. Smart Pistol è davvero da uomini finiti. Non usarla. Ma La lasciamo. Dimmi. io per la modalità multiplayer la odio, cioè per le modalità quelle normali non l'ho mai usata. La stai usando La uso. adesso? Certo, perché comunque ammazzi più velocemente i nemici, carichi prima il Titan e vai avanti. Cioè lo scopo è battere i nemici, mica battere gli avversari umani. Mo stasera lasciate perdere la sfida tra me e te. Ha solo ragione se io sto cercando scooter per sentire in colpa. Tanto la mia ragazza giapponese è arrivata. Guarda, neanche sto a sparare, il fatto di uccidere a te. Non li uccidi però. Vaffanculo, no, ma un gioco come cazzo è giocare. Oh, ma non c'è un uno contro uno? Sto C'è la gioco. modalità duel, però non si può fare la coppa. Ma che coppa? Facciamo uno contro uno. No. C'è un pilota a terra, spero che non sei tu. Non ancora. Spiace disappoint you. Sorry. Se ti disappoint. No, gli esplosivi di merda. Guarda come cazzo è goloso. Ma che titano uso? Spiegaci i tuoi setup, Simone. Allora, c'ho il mio simpatico cannone, i missili cluster e uso l'Atlas perché la vita è bella con l'Atlas.
Oh, ti devi levare, è mio, è mio, è mio. Ma ti devi levare, a cazzo. Titan Assist, sei una merda, sai, quanto stai? Madonna, al doppio, sempre il doppio. Vabbè, fanno arrivare un sacco di nemici, sì. Con il cluster, con il cluster e la nebbia, fermi i nemici in fila. In realtà sono le armi migliori per far punti, perché poi il resto è abbastanza indifferente, via. I cluster? Interessante. La Magico A. Beh, è fighissima la voce Giappo, raga, o no? Ti piace la voce Giappo? Guarda che c'è il buon Brizio 987, che non so se ci ascolta e sa che stiamo in diretta. Io intanto recupero la chat perché li voglio bene, ragazzi, non come te, sono egoista di merda. Finisci bene di connessione per non distrarti con la chat, tu. Manco un profisti, merda, va, oh, mi fammi andare via! Non stammi vicino, mi stai sul cazzo, mi stai... Devi andare, oh. Dov'è il mio Titan? Spero che te l'abbiano rubato, guarda. Eccolo. Rutto libero, Luca, sì, che prima ho rotato la grande. L'avevo parcheggiato e mi è stato sottratto. Ah, ti ho linkato, scusami, The Punisher, cioè Pasquale, scusami, non l'ho aperto il link. Pensavo fosse... No, che ci stanno i Titan. No, Kira! I Titan Atomi. Sixi, dammi qualche int, tu che sei forte, dai. Aspetta, aspetta, aspetta. Aia. Dai, 51-81. Posso recuperare? Puoi ancora recuperare tranquillamente. Non hai sete, Simone? Eh? Non hai sete? Io ho tanta sete. Non riesco a farti bere. Però bevo solo se perdo regolarmente, no? Hai perfettamente ragione. Questo è il senso del long drink. Quindi tu, pubblico, che vedi recensire le cacatelle da PCistica tarate a Simone Tagliaferri, d'ora in poi non offenderlo più perché lui in realtà c'è il gameplay. Ma in realtà è che io ho queste potenzialità nascoste negli FPS. Dai, di la verità, alza mani e fammi vedere se stai usando un mouse e tastiera tu oppure se l'hai passato a tuo nipote di 9 anni, che io conosco ragazzini di 9 anni che sono fortissimi. Appena mi hanno ucciso, cioè alla fine della partita, faccio vedere il mouse. In realtà adesso sto usando un mouse di merda perché c'ho uno Steel Series, ma non funziona granché bene con Windows 8. Ah, usi Windows 8, poi va, tutto accessorato. È tutto sponsorizzato dagli esports, vedi lui. No, mica non slavo come me. Non lo scarico originale gratuito, quindi. Che non sto capendo un cazzo. No, ma non distrutto la torretta. Io tengo solo le torrette in questo gioco. No, ecco, lo sapevo. A sottovalutare i cosi. No, però non sono un coglione. L'ho schiacciato le jet, cazzo. Cazzo, sono morto. Sì. Sì, la terza via sta chiamando. Senti il ricordo. Grande Six che si gioca con Ryoko. E Vanessa la proviamo. L'anello di yogurt. Ragazzi, mi è alle calcagna. E basta. Ah, guarda che cattivo. Non fidatevi più degli occhi di cerbiatto di Simone Tagliaferri. La merda, veramente. L'ho già detto, da domani sono su tre cani e tu cerchi la merda tutto attaccato che c'ha più gusto, la merda, uguale Simone Tagliaferri. Io appaio tre volte. Nella stessa definizione, con tre declinazioni differenti e tre significati differenti. Merda, c'ho anche il coso, il touchpad lì di coso, il mousepad di Green che ho fatto fallire quando sono stato a trovarli anni fa. No, in realtà adesso sto usando un cazzo di mouse Microsoft di quelli proprio base, tipo... Entry level. Guarda che conosce tutte le mappe e già sui punti di respawn. Cioè, Zampella che sta twittando, hai capito dove va, dove... Te secondo me sei ubriaco perché non vedi che te risegna la sulla mappa, diciamo. Probabilmente sì, guarda. Madonna. Ragazzi, scuse su scuse per la sconfitta ignominiosa. Faccio cagare, proprio.
Aspetta, lancia, lancia. Beccalo, beccalo, beccalo. Ok. Tra poco mi accusa di usare i Titan, di correre, di usare le armi. È tutto. Ah, non sto usando le cose, però le mitraglie, aspetta. È tutto interattivo comunque, anche dalla navetta si può sparare, adesso. Cosa devo fare? Aspetta, adesso gioco. Allora, mettiamolo qua, via. Com'è non becca un cazzo da qua? Non c'è visuazione. Che arma di merda ho messo? C'è ormai da andare a prendere il mignon dei mignon dei mignon da andare a prendere. Vai con level design. Questa mappa è particolarmente. Oh, l'esplosivo di merda. È quella ho sbattuto il tosto. È quella che hanno usato per la beta. Era bella già con la beta. La slavata. Vieni, vieni a rubargli le kill. Vieni a rubargli le kill, vieni. A lui non a me, eh. A me devi lasciare. E lui. Tu non puoi leggere la chat, mi spiace, non ti puoi distrarre e io. Dov'è Yoko Ono? Aspetta. No, ma non distrutto il Titan. No, ma raga, ma c'è una Royal Rumble qua incredibile. Cioè, guardate che roba, siamo un gioco di Westing, sembra. Sì, vabbè. Va. Qua non mi becca, dai. Solo assist, faccio solo assist. No, sei a 151. Cif cif. Beh, non sono andato benissimo, dai. Minchia, prima mi ha doppiato. Ma i nemici dove stanno? Shhh, zitto! Guarda che ci stai tanto solamente... come le poltrone lì adesso non facciamo politica, però le poltrone già occupate, sono i soliti raccomandati. Cosa metto a fare la torretta che c'erano sempre loro nei posti giusti? Basta. Basta. Ormai siamo al wine totale, no? Qualsiasi cosa la scusa. Ma metti le torrette a cazzo! Mio, ormai è cazzo, ormai sono finiti. Allora, vediamo un po', aspetta. Dov'è Yoko? Yoko? Ah, eccoti, ciao, vieni. Che bella. Che bella Yoko dentro al corpo di un uomo. E dai, via. Come si fa a non voler bene a Yoko? Killo poco ma Yoko. Cioè, veramente. È il mio nome ormai. Però la camera mi ha rotto il cazzo. Porta sfiga. Bella, sei bella ma porti sfiga, cara mia. Ma che è una gatta? No, è la donna qua, la Yoko Ono qua che parla in giapponese. La l'IA. Devo uscire il sistema. Non riesco a ammazzare nessuno. Se non ammazzo qualcuno. Il Titan lo richiamo quando è finita la partita. A te immagino non dispiacerebbe, ma... Cioè lo Spectre mi sta rodeando, raga. Pazzesco, non lo sapevo, gli Spectre ti possono rodeare. Ma che si scopre, oh. In questa modalità sì, ti rompono pure parecchio il cazzo se non ti tieni il fumo a portata di mano. Ah, attenzione agli esplosivi, ha manipolato, addosso sul Titano. Cioè, boh, veramente un gran gioco, cazzo. Peccato che... disarmante l'insuccesso che sta avendo ormai su PC. Ah, in realtà ha venduto in generale 4 milioni di copie, più di 4 What? Milioni sì? Di allora, su. E non è andato male. È un po' calato per fatto dei testi, comunque sia è uscita tanta altra roba per Natale, insomma, alla fine hanno pubblicato, secondo me la grande sola sono stati i DLC, veramente sottotono rispetto a quello che è il gioco. Come sono aggressive queste merda. Che non hanno rinfocolato per niente l'interesse dei giocatori, perché comunque sì. Erano tutte mappe multiplayer che non fotteva niente a nessuno.
Guarda com'è epico, cioè guardate raga, la scala delle cose che succedono, è veramente un gran gioco, secondo me, bello. Le figate che succedono, situazioni che magari in certi giochi sarebbero scriptate, qua mica ti lanci, ti fai. Secondo me, paradossalmente, hanno fatto bene pure usare un motore vecchio come questo. Assolutamente, sono d'accordissimo. Perché comunque sia lo hanno potuto controllare meglio, perché magari t'azzardavano con cose troppo nuove, troppo performanti. Si spendevano metà del tempo, spendevano per fare tecnologia. L'ottimizzazione, poi magari fanno Titanfall 2 e sanno un po' più, sanno un po' meglio quello che devono muovere e lo fanno e lavorano meglio anche da quel punto di vista. Sono assolutamente d'accordo. Peccato per i colli di bottiglia, insomma, in ottimizzazione sto cazzo di source un po', come dire, rimpinguato. Ma sai, sono anni che si sta aspettando la nuova versione da Valve. Ma Valve deve essere andato dove dico io, Valve. Cioè, sta... annunciata con Half-Life 3, però figurate se annunciano qualche cosa con 3 davanti. Oh, se riusciamo a ammazzare tutti sti cazzi di Titan senza fargli toccare... Qua ci vuole l'aiuto da casa, ragazzi, lo slavo che gli va a scippare. Dai, veramente... Dai, schiaccialo! Senza fargli toccare il meditore, così otteniamo pure il bonus. Cioè, quindi mi distacchi di più? No, prendiamo più stelline. Vabbè, tu bevi comunque, pertanto bevi lo stesso, stai più del 60 sotto. Lo cazzo vai? Faccia di merda. Stai più del 60 sotto. E 3. Grazie, Slayer. Cioè, Slayer, comprato... salutiamo già Matteo, che era presente in fiera. Ho comprato 12 cazzo di birre, che ci faccio? Amp, cosa cazzo fai Amp? Vieni qua e spammi di coso? Perfetto. Dai, vabbè, va, questo è attinente. Era una cazzata sta mappa, vabbè. Lolle, Elgut mi dice con la birra prova un'aspirina. Ma ti fa doping e si beve la terza birra. Dai. Mettiamo la cravatta. Oh, 3 stelle però, 3 stellato. Notare prima come ero leone nel berla tutta di fila, ma un attimo, me la degusto. La bevo, un attimino, fatemi così. Titan Loadouts. UFO Robo, la cambiamo la voce, va. Ragazzi, facciamo una votazione per le voci. Questa è Betty. Lisa. Mica che legno, Lisa. AI offline. Pilot mode engaged. Questo è Fassbender. Vanessa. No? Caution, they outnumber us. 2-1. Sentite. Anzi, andiamo a comprarci le nuove voci. Fate nel black market. Acquisto al mercato in... Titan OS Voices. Cazzo, c'è la bella russa. Minchia, raga, la russa è fichissima. Quanto ok, Slayer mi chiede cosa uso per l'acquisizione video. Ti ha risposto Slayer, Gian Matteo. Ti ha risposto la russa, sentitela. Ecco cosa uso. No, by the way, uso su PC un cazzo, uso OBS. E sto facendo due scam in cui leggo questa chat. Su console uso un Elgato, una scheda di acquisizione. Poi passo per OBS, tanto c'ho qua, vicino. Oh, si è unito un G10 alla nostra partita, ma è qualcuno in ascolto? È Sixel, lo slavo per eccellenza, guarda che ha finito il gioco praticamente. È già pronto per Titanfall 2. Fantastico, dai, fatti aiutare da lui. Speriamo, lui in chat, io non lo sapevo, non ho entrato un cazzo, però in chat mi ha detto se vuoi entro gli vengo a rubare le kill, speriamo, basta che non rubi le mie, se no... Che merda! Leggete cough cough, tanto mai... Le sue, non le mie. Scippo. Attenzione qua, si ricorre, capito, alla scorrettezza. Giuro che non era programmato, era un po' che non sentivo Six Delta. Bone Cards, ecco, vedi che tutte le scendi. Mettiamo le Frags. E anche le Shock Cox, vaffanculo. Capito, sì. Ma ha mandato contro un G10 per rubarmi le kill. Ma che tristezza di uomo. Ma che cazzo. È lui che ha fatto tutto. Partita aperta. Che cazzo vuoi? Se vuoi lo mandiamo via. Però se sei cattivo. Lo puoi mandare a freddo adesso così. Cioè lo fai morire di stenti.
Questo è slavo, non c'ho manco i denti questo qua ragazzo qua, raga. A Cioè, me piacciono le sfide cibo con i denti. slavissimo. Piacciono le sfide come per dire non conti un cazzo, fai cagare, almeno... A me piacciono. Ho sbagliato, scusate. Che cazzo devo dare ai Ho miei sfidi? sputato... Lo sto bevendo, aspetta. Notare che prima mi metto Stix prima di lui, cioè alla fine. Te devo riunire. Sì, scusate. Connecting. Oh, Senti, bevo, se prima che inizia. perdi, bevo una birra pure io perché comunque c'ho sete. Il cappotto. Grande Se un no, devo. signore, Tagliaferri. Se no, di acqua, capito? Dove cazzo è Sixer? Oh, mi... Aspettiamo un attimo, dai. Cioè, ragazzi. È vero, Dandelion ci fa notare che è un peccato. Intanto c'è Simone vorrebbe fare l'unboxing, scusate, della sua... La mia birra che non riesco a bere, che dramma. Dicevamo, è un peccato, dice Dandelion qua in chat, che abbiano accettato così tanta modalità. È vero, Fabio? Cioè, Dandelion, scusami. Poteva avere più vita, più cose, un corso più lungo. Cos'altro? Simone Bevic ti dice Fabio Nuzzo? Bevo, sì. Vuoi bere? No, ma sei tranquillo, cioè, alla fine... Sta partita, se perdo o vinco, bevo comunque perché c'ho una sete cane. Ergut, ma io mi Veramente. vesto un po' così, cioè non è solo... Anzi, guarda, mi ho rotto il cazzo, qua. Fa strano vedere Stefano in camicia. No, Outpost fa cagare, è una mappa di merda. Affanculo, No, è carina. fa schifo. Ma vai a cagare. Minchia, qua volano parole grandi. Parole grosse, non grandi. E basta, mi ho rotto il cazzo. Parole Ergut dice gigantesche. che non mi può vedere in camicia. Ti fa strano. Ma vattene a fanculo. Pure tu, Ergut, vattene a fanculo. Sono aggressivo, sono guardato in tavolo molesto. Qual è il canottiere vero slavo? Quante birre so che bevi, scusa? Sì, Così. Mattia, sono tre che sto bevendo, guarda. Se faccio, ci faccio guerrieri. Siamo quasi Giochiamo a fare la all'idro, eh? guerra. Tanto un po'. Per, a fine serata mi farò tipo un piercing qua, no? Vedete? Così. Che merda, Outpost, dai, qua vinci tu, dai. Cioè, come le altre, però. Dai, adesso c'è pure il tuo amico che mi ruba le kill, su. Ah, ma guarda come fai tutto. È troppo forte. Io se vedo uscire un'altra cosa. Ma non sei mai così, cioè, sei mai abbastanza forte, ma non così forte. Forse io sono peggiorato. Cioè, bravo, sì, ma cazzo. No, non ho fatto un cazzo. Aspetta. Ora mi riconosci? Cosa c'ho? Raga, non ho scelto un cazzo, non va a rifare. Arbitro. No, mi cadono le cuffie, aspetta. Ma che non hai scelto? Le Guarda, gambe! guarda Xix col bro kick. Grande slavo. Wink wink. Non so che cosa sto usando. Non vale. Mica raga, mi gira tutto comunque. Va benissimo. Ce la posso fare. Sono uscito dalla situazione peggiore in vita mia. Minchia, Super Tenens, dice Gian Matteo, Slayer. Dopo due sei KO veramente. Ma non venite tutti con me, Ma dobbiamo guarda comunque. che controllo. Conosce tutti i trucchi! Guarda se pesa la torretta il faccia di. Eh sì, vabbè, conosce già gli spawn points. Fai cacare, sei proprio. Aspetta. Guarda che pezzi di merda, guardate che. Ma siamo slavi mica per niente noi, che ti credi, figliolo? Ma tanto sono primo lo stesso. Dai, sono a zero! Sono a zero! Sono a zero! Aspetta! Perché se Aspetta! andiamo tutti insieme non li ruba solo a me i kill, li ruba pure a te. Ma è uno stronzo, Six! Guarda, Six me lo chicco, perché... Io ho detto, ruba solo a lui! Ruba solo a lui, si ruba tutto! Cioè, non capisci un cazzo, veramente, basta. Ecco. Che è morto? Sei morto tu? Poi sarà a letto su Gaff sicuramente tutti i setup di Lamer, figurati. Non ho letto un cazzo di sto aggiornamento. Sixel, un wink wink di bro kick, aspetta. No, c'è un titano, mi vuole male, è un bambino, aiuto, aia, aia. Merda. Sono abbastanza morto. Godo.
Un passaggio. Ciao Giappollo! Che c'è? Kerouac, non è vero che la birra ha fatto effetto, no?